Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e oggi siamo qui per parlare di uno dei brand più famosi associati al mondo Nintendo, ovvero Fire Emblem. Personalmente mi ritengo un giocatore abbastanza navigato, dato che da circa 16 anni ho giocato qualsivoglia titolo su qualsivoglia console. Eppure non mi sono mai avvicinato ad un brand molto famoso come appunto Fire Emblem, probabilmente perché spaventato dal genere strategico che non mi è mai andato veramente giù. C'è stato un periodo della mia vita nel quale tutti quanti i miei compagni di scuola giocavano a giochi strategici tipo Age of Empires, e quando mi chiedevano se appunto avessi anch'io questi giochi installati nel computer, gli rispondevo una roba tipo: sì, ma nei videogiochi devi sparare, il PG deve sparare, cioè no, guardare la gente che si fa la guerra mentre tu stai così, cioè tu premi il pulsante e quello spara. Eppure quando mi è stato chiesto da Nintendo se volessi recensire il nuovo Fire Emblem, mi sono detto: perché non darmi una possibilità? Alla fine nella vita bisogna pur provare tutto, no? E ad oggi, a gioco finito, mi chiedo perché diamine io abbia aspettato così tanto per avvicinarmi a Fire Emblem. Il brand mi ha completamente catturato. Ed è particolare il fatto che io mi sia battezzato con Fire Emblem Ecos Shadows of Valentia, in quanto il gioco, realizzato dai ragazzi di Intelligent System, è in realtà un remake di Fire Emblem Gaiden, un gioco di 25 anni fa, che peraltro è stato riproposto nella maniera più fedele possibile all'originale. In pratica, insomma, abbiamo un remake che mantiene le stesse meccaniche del gioco uscito nel 1992. Se non altro possiamo dire che nel bene o nel male ho cominciato la saga di Fire Emblem dall'inizio. E allora buttiamoci in questa recensione. Shadows of Valentia si apre con la solita selezione della difficoltà di rito, però voglio approfondire questo aspetto perché non è semplicemente una scelta del bilanciamento dell'intelligenza artificiale. Selezionando la modalità classica, infatti, il giocatore acconsente alla perdita delle proprie unità nel momento in cui queste decedono in battaglia. In altre parole, se perdiamo un guerriero, un arciere o un cavaliere durante un combattimento, questo morirà per sempre e non sarà più ripristinabile successivamente alla battaglia conclusa. E peraltro i personaggi della storia continueranno ad andare avanti nell'avventura consapevoli della perdita subita. E allora, a memoria della modalità hardcore di Diablo, ho deciso di selezionare la modalità classica. La sensazione di poter perdere costantemente un mio commilitone in battaglia ha aggiunto ai miei combattimenti una tensione che mi ha davvero fatto andare avanti nel gioco piacevolmente. Ma esattamente di che cosa parla Shadows of Valentia? Shadows of Valentia è la storia di un continente diviso a metà, con palesi riferimenti storici a imperi realmente esistiti. Dalla tregua post-bellica fra le fazioni degli dei Duma e Nila nascono due imperi davvero molto differenti. Da una parte abbiamo l'impero righeliano, un impero simil spartano all'interno del quale gli uomini sono devoti completamente al combattimento, all'aumento della loro forza fisica, all'occultismo e fatto appunto da esseri umani che non provano più emozioni. Dall'altra parte invece abbiamo l'impero di Zofia, un regno che ha sempre vissuto sotto il vessillo del seguire i piaceri mondani della vita, e questo lentamente ha reso gli uomini più deboli, ricordando per certi aspetti quello che è stato il periodo della decadenza dell'impero romano. Ed è in questa situazione allora che l'impero righeliano decide di assaltare le terre di Zofia per cercare di conquistarle, e starà ad Alm e Selica, i protagonisti di questa storia, evitare che ciò accada. Se abbiamo raccontato di un continente diviso a metà fra due ideali opposti, i protagonisti di Shadows of Valentia lo sono altrettanto. Dopo aver condiviso un'infanzia sotto la promessa di vivere per sempre insieme, Alm e Selica vivranno l'avventura di Shadows of Valentia in una costante tensione tra riavvicinamento e separazione, che li porterà durante le circa 30 ore di gioco che il titolo offre a scoprire la verità dietro un conflitto apparentemente senza fine. Il canovaccio del titolo insomma non è nulla di nuovo, ma la cosa ha anche abbastanza senso dato che stiamo parlando di una trama che è stata scritta 25 anni fa, e benché appunto il plot sia abbastanza semplice, in realtà è davvero godibile la narrativa, in quanto il rapporto tra i personaggi primari e secondari, e in particolare tra Alm e Selica, è veramente molto stimolante da seguire, soprattutto perché Alm e Selica sembrano sempre essere lì lì per riavvicinarsi e poi di fatto nella maggior parte dei casi non ci riescono. La trama del gioco viene raccontata attraverso vari espedienti che si alternano gli uni con gli altri per dare un ritmo più incalzante alla narrativa. Da una parte abbiamo i dialoghi on screen con mugshots, che sono doppiati interamente in inglese e sottotitolati in italiano. In altri casi abbiamo invece delle scene fatte con la grafica 3D di gioco che avvengono durante i combattimenti, e altre volte ancora abbiamo intere cutscene realizzate a metà tra il 2D e il 3D e che sono state fatte dallo studio Kara, autore anche di Rebuild of Evangelion oppure Persona 4 di Animation, tanto per citare due dei loro capolavori. Ma è chiaro che trattandosi di una recensione non possiamo soffermarci a lungo sulla trama, e allora entriamo nel dettaglio del gameplay di questo gioco. Poco dopo il prologo ci ritroveremo proiettati all'interno di una mappa 2D con vari checkpoint o punti di interesse che dir si voglia, e ad ognuno di essi corrisponde una delle tre modalità di gameplay
di questo titolo: il combattimento strategico classico, la fase punta e clicca oppure l'esplorazione di dungeon in 3D. Andiamo con ordine e descriviamoli uno a uno. Se la storia del titolo racconta di due imperi in guerra, non ci sorprende che la maggior parte del gameplay di questo gioco sia composto da combattimento strategico su mappe. Ed il succo della meccanica dei combattimenti è sempre lo stesso dei tactical RPG. C'è una mappa divisa in grigli, abbiamo le nostre truppe, vanno posizionate nei vari punti della mappa strategicamente per poter colpire le truppe nemiche e annientarle. Il punto è che, se questo è vero, dall'altra parte Shadows of Valencia, essendo un remake particolarmente fedele ad un gioco di 25 anni fa, porta in sé delle meccaniche che sono alquanto diverse da quelle provate dagli stessi fan di Fire Emblem nelle sue ultime iterazioni. Ultimamente, infatti, Fire Emblem era stato caratterizzato da un sistema carta forbice sasso, dove alcune tipologie di truppe sono super efficaci su alcune e debole su altre. Ad esempio, chi utilizza lance fa il mazzo agli spadaccini, gli spadaccini a loro volta fanno il mazzo agli arcieri e così via dicendo. In Shadows of Valencia non c'è nulla di tutto questo. Ad eccezione di alcune armi, come per esempio le spade benedette, che sono super efficaci sugli NPC non morti, tutte quante le truppe non sono né deboli né resistenti ad altre classi, e quindi di fatto tutte giocano ad armi pari sul campo di battaglia. L'intero sistema di combattimento è infatti unicamente gestito attraverso un sistema di attacco, difesa, velocità e critico. Bisogna fare attenzione a non interpretare male questa affermazione, perché potreste pensare una roba del tipo: ok, non ci sono debolezze e resistenze, quindi di fatto questo gioco non ha un comparto strategico. Assolutamente no. Quello che voglio dire è che semplicemente, se siete abituati a giocare agli RPG o a Fire Emblem nel caso specifico, pensando che di fatto conoscendo le debolezze o resistenze si riesce appunto ad avere la meglio in battaglia, qui non funziona così. Bisogna ricalcolare interamente le proprie strategie di battaglia. Certi cliché ovviamente non si sono abbandonati. Un mago sarà sempre un membro dell'esercito particolarmente forte quanto fragile, sarà diverso da un cavaliere che è un tank lento e resistente. Però di fatto, se nei vecchi giochi il mago poteva tranquillamente one-shottare un arciere indipendentemente dal suo posizionamento, qui le cose non funzionano così. L'arciere è un pericolo per il mago, esattamente come il mago è un pericolo per l'arciere, ed avendo l'arciere peraltro più range del mago, bisogna stare attenti al posizionamento del nostro spellcaster, altrimenti se ne causa la morte. Un'altra differenza rispetto al passato, e in generale direi rispetto a come si sono evoluti gli JRPG all'interno del XXI secolo, è il fatto che durante il combattimento non si potrà fare affidamento sui colpi mega, ultra, super, mega efficaci che, mamma mia, ti colpisco e ti sciotto te e tutta quanta la dinastia che porterà il tuo cognome per il resto dei secoli. In Shadows of Valencia spesso bisognerà accoppare unità nemiche attraverso il lavoro congiunto di propri soldati da terra e ranged, quindi insomma uno spadaccino che va a affrontarlo in melee, mentre un arciere nascosto magari dietro un cespuglio, perché sfruttare l'ambiente circostante è fondamentale all'interno di questo gioco, potrà sparare frecce senza preoccuparsi di dover essere spottato e colpito. Certo, la cosa ha anche un contro: non essendoci debolezze e resistenze, i colpi critici e i colpi non andati a segno spesso fungono da ago della bilancia tra una battaglia andata bene ed una da buttare. Tanto più se avrete scelto, peraltro, come me, la modalità classica, e dunque un singolo errore vi costerà la morte permanente di un'unità del proprio esercito. E non volendola subire, si è costretti al primo errore, alla prima morte subita, a ripetere da capo l'intera battaglia. Dai. Cioè, ho perso l'arciere per la settima volta, devo rifare la battaglia per l'ottava volta. Questo gioco fa schifo, io non ci gioco più perché è uno schifo. Non posso io fare 8 volte la stessa battaglia perché ho perso un arciere. Però l'impero ha bisogno di me. E poi i regaliani conquistano tutto. Devo andare avanti. Ovviamente, ragazzi, per coloro che non sono amanti della sfida e della tensione, basterà selezionare la modalità casual e quindi non si sarà costretti a sopportare la perdita definitiva delle proprie unità se queste muoiono in battaglia. Repopperanno alla fine dell'incontro. Questo non significa che non sia possibile fare game over, ovviamente, nella modalità casual, semplicemente questo avverrà nel momento in cui uno dei due personaggi protagonisti decede. Visto che abbiamo fatto brevemente il loro cenno, parliamo delle classi di questo titolo, che, ragazzi, sono veramente, veramente tante. Dal lato melee abbiamo cose come i mercenari, che sono dei combattenti che lottano con delle spade a una mano e dei piccoli scudi circolari, oppure i soldati, che sono vestiti con armature decisamente più imponenti, fino ad arrivare ai fanti, che si spostano velocemente a cavallo, e i cavalieri Pegaso, che hanno dei cavalli volanti che possono addirittura volare superando cinta murarie oppure cancelli per poi aprirli per il resto dell'esercito. Nel comparto ranged invece abbiamo gli arcieri, che hanno un gran range ma un potenziale offensivo minore rispetto ai maghi, che hanno un range ridotto ma fanno dei danni incredibili. E poi abbiamo i chierici, in grado ovviamente di curare i propri soldati, nonché teletrasportarli ad un certo
punto in una determinata location della mappa. Ogni classe, come in ogni Fire Emblem, potrà ovviamente crescere ed evolversi, ed è così che per esempio la maga diventa sacerdotessa, oppure il soldato diventa cavaliere e così via dicendo. Anche gli eserciti nemici solitamente condividono con noi la stessa griglia di classi disponibili, ad eccezione di alcuni NPC come i cantori o i non morti che evocano quest'ultimi, che ovviamente sono disponibili per la CPU e basta, così come i draghi e i draghi non morti. Riguardo al combattimento ci sono altre due cose che voglio aggiungere prima di passare alla prossima fase di gameplay. La prima è la ruota di Mila. La ruota di Mila è un cimelio appartenente all'omonima dea che serve per riavvolgere il tempo, e se durante la storia viene giustificato come mezzo attraverso il quale si vivono dei flashback cruciali, dall'altra parte in battaglia può essere utilizzato come undo, cioè per tornare indietro nel tempo e ripetere mosse che non sono andate a buon fine o evitare un KO subito dal nemico. Facciamo un esempio pratico. Come potete vedere nel video, qui ho missato un colpo fondamentale per la riuscita della mia strategia e allora ho riavvolto il tempo e ho ricompiuto la magia nuovamente, che stavolta è andata fortunatamente a segno. Il punto è che se questa funzione è un'introduzione simpatica per chi magari non vuole sfida all'interno del gioco, io sconsiglio vivamente l'utilizzo della ruota di Mila durante il vostro gameplay. Il motivo è molto semplice: io stesso ho utilizzato la ruota di Mila solamente per farvela vedere nel video, ma di fatto avere la consapevolezza che quando ci muore un'unità, magari dopo aver scelto la modalità classica e quindi con la paura di averla persa definitivamente, possiamo semplicemente riavvolgere il tempo, e vi assicuro che in fasi avanzate di gameplay lo si può fare veramente tante volte, di fatto smorza tutta quanta la tensione, la sensazione di vivere sempre sul filo del rasoio. Se succede qualcosa di brutto, riavvolgo il tempo. La seconda cosa di cui voglio parlare invece è il sistema di fatica. È una sorta di barra della stamina al contrario, fondamentalmente. Più si riempie, più i nostri soldati cominceranno a essere stanchi, a missare i colpi, a fare meno critici e a fare meno danno in generale. Per risolvere questo problema bisogna dare ai soldati da mangiare durante il combattimento o prima di questo. Il punto è che se all'inizio è abbastanza semplice far passare la fatica a tutti quanti, nelle fasi avanzate di gameplay l'inventario quasi sempre risulta essere vuoto. Tanto più che ad un certo punto saremo costretti a farmare delle zone continuamente per far livellare i nostri soldati e renderli in grado di affrontare le sfide più difficili. Certo, c'è anche un altro modo di alleviare la fatica che tratteremo successivamente all'interno di questo video, ma di fatto non riesce a essere un veloce sostituto al cibo nell'inventario. Volendo essere onestissimi, a mio personal parere, questa funzione è totalmente pleonastica. Di fatto la difficoltà del gioco è già grande con tutto ciò che abbiamo descritto sinora, ed aggiungere un'altra meccanica alla quale il giocatore deve stare attento non ha molto senso, è solo un pensiero in più che diventa sempre più frustrante. Ad ogni modo andiamo avanti, la seconda faccia del gameplay è quella di una sorta di punta e clicca alla Layton oppure Phoenix Wright. All'interno di questi scenari potremmo svolgere tre attività principali. La prima è quella di parlare con gli NPC, e se è vero che in tanti altri giochi RPG parlare con i personaggi non giocanti dà luogo semplicemente a dialoghi utilissimi quali "buongiorno viandante, che bella giornata che fa fuori", in Fire Emblem invece il giocatore è davvero gratificato nel prestare attenzione a ciò che hanno da dire questi personaggi. Di fatto alcuni di essi ci daranno delle informazioni sulla trama che non sono reperibili altrove, e in altri casi addirittura avremo accesso a delle parti oscure della trama prima ancora che queste vengano effettivamente svelate dalla narrazione. In secondo luogo, la fase punta e clicca serve per reperire gli oggetti di cui abbiamo parlato prima analizzando la meccanica della fatica. Setacciando le mappe potremo trovare birra, vino, formaggio, carne secca e così via dicendo, però a dir la verità questa funzione non è che mi abbia fatto impazzire. Il punto è che gli oggetti si trovano quasi sempre in bella vista, e quando non lo sono si trovano solitamente nei punti ciechi della mappa, cioè in basso a sinistra, in basso a destra, in alto a sinistra o in alto a destra. Il punto è che una volta scoperto il trucchetto controlleremo sempre negli angoli ciechi e puntualmente c'è sempre qualcosa. In terzo luogo, alcuni NPC ci daranno anche la possibilità di concludere delle quest per loro, ricompensandoci per esempio con degli oggetti rari, degli oggetti che non si trovano altrove, oppure semplicemente delle monete d'argento o d'oro da spendere. Se la fase punta e clicca però risulta essere un break dai combattimenti non troppo funzionale, una scelta davvero intelligente è stata quella di introdurre in Fire Emblem i dungeon in 3D completamente esplorabili. All'interno dei dungeon sarà possibile svolgere varie attività, fra le quali raccogliere oggetti, combattere nemici, fare esperienza e dunque farmare, raggiungere delle fonti che permetteranno l'incremento delle nostre statistiche, oppure dialogare con la dea Mila attraverso le sue statue, che sono peraltro il secondo modo che vi anticipavo prima di alleviare la fatica dei nostri soldati. Il punto è che però la statua di Mila è principalmente rilevante per la possibilità, interagendo con essa, di cambiare le classi dei nostri soldati oppure semplicemente di evolverle. Questa è un'altra grande modifica rispetto al passato, poiché ho letto che in precedenza in Fire Emblem per cambiare classe a un personaggio o per evolvere la sua classe servivano oggetti specifici da farmare. Invece adesso non serve fare questo. Si va dalla statua di Mila, le si fa un paio di chiacchiere e voilà, il nostro soldato è diventato cavaliere. L'altra funzione della statua di Mila, curare
la fatica del party, benché sia economica perché ci permette al costo di un cibo di curare tutti, è difficilissimo da raggiungere perché bisogna entrare un bel pezzo all'interno dei dungeon, e quindi di fatto io non vado con un esercito tutto affaticato a farmi un dungeon per poi raggiungere la statua, muoio prima. Parlando di dungeon, è vero sicuramente che a livello contenutistico non facciano gridare al miracolo, insomma non siamo sicuramente davanti ai dungeon di The Legend of Zelda, ma neanche davanti a quelli visti in Shin Megami Tensei 4 o 4 Apocalypse per 3DS. Questo tuttavia non significa che siano brutti, anzi sono davvero godibili e sono stati posizionati dagli autori del gioco proprio in quei momenti nei quali il giocatore sta per avere la sensazione di ripetitività del sistema di combattimento principale all'interno delle mappe da gioco. Anche a livello artistico i dungeon sono ben fatti e si distinguono gli uni dagli altri, non siamo mai davanti a un patchwork di mappe copiate e incollate. C'è però un piccolo difetto: i nemici all'interno dei dungeon solitamente sono sempre gli stessi, e questo alla lunga stufa perché all'interno dei dungeon spesso si passano ore e ore di farming e vedere sempre i soliti zombie armati di spada e scudo risulta essere un po' ripetitivo. Ad ogni modo, appunto, questo è un piccolo neo, i dungeon sono assolutamente azzeccati come scelta e spero che vengano portati avanti all'interno della serie di Fire Emblem anche in futuro. E insomma, fra queste tre modalità di gameplay che si districano le circa 30 ore di gioco di Fire Emblem Ecos Shadows of Valentia, in un continuo cambio tra il comandare le forze armate di Alm e quelle di Selica, in attesa che questi due personaggi compiano il loro fato che è destinato a intrecciarsi. Ci tengo a precisare che la scelta tra il progredire prima con la campagna di Alm oppure quella di Selica da parte del giocatore è completamente una scelta arbitraria, e io personalmente ho scelto di proseguire prima con la campagna di un personaggio e poi, una volta finiti tutti quanti gli stage per lui disponibili, sono passato all'altro. Il punto è che però questo non è sempre possibile. Quando ci si muove all'interno della mappa di gioco, alcuni personaggi non giocanti nemici vengono generati e cominciano anch'essi a muoversi all'interno della mappa. Questi, se incrociano un personaggio giocante, fanno scaturire l'inizio di un combattimento, e il punto è che questo può succedere anche per il personaggio che non si sta giocando in quel momento. Come vedete nel video, qui stavo andando avanti con la campagna di Selica ed a un certo punto una serie di spellcaster hanno incrociato Alm e hanno fatto triggerare un combattimento. Ecco, le prime volte che è successo, dopo aver passato ore e ore con l'esercito di Selica che è davvero diverso da quello di Alm, mi sono poi ritrovato dal nulla a giocare con i cavalieri Pegaso che non avevo neanche nell'altro esercito, non mi ricordavo neanche più come si utilizzassero. Sicuramente la cosa però non è considerabile un difetto del gioco, in quanto nel momento in cui si è riusciti a padroneggiare le meccaniche di gioco non risulta più un problema switchare da un personaggio all'altro anche in maniera piuttosto brusca, e siccome peraltro le interruzioni avvengono semplicemente durante la navigazione sulla mappa e mai durante un combattimento, non si rischiano interruzioni a sorpresa come in Kingdom Hearts di DDD. Fire Emblem Ecos Shadows of Valentia è un titolo complesso e coraggioso che vuole riportare alla luce fedelmente Fire Emblem Gaiden, un gioco di 25 anni fa. Un po' come se insomma oggi Game Freak facesse un remake di Pokémon Rosso e Blu riportando indietro il combat system alle origini. Il titolo può essere sia vissuto come uno specchio del passato di combat system che erano in voga circa 25 anni fa, sia può essere tranquillamente godibile anche dai fan dei giochi più moderni, perché di fatto il comparto artistico del gioco è modernissimo e non si ha mai la sensazione di essere davanti a un titolo invecchiato. Consiglio dunque il titolo sia ai fan di Fire Emblem, che possono godere delle meccaniche del secondo titolo storico di questa serie, sia a chi come me ha cominciato adesso ad addentrarsi nel mondo di questo brand. Mio malgrado, avendo completato ormai questo gioco, dovrò sperperare tutti quanti i soldi che mi rimangono nel portafoglio per poter tirare altre palle di fuoco a quante più cinta murarie possibili. Bravo, no? Che te fa? Mi piace. No, ma bravo, bravo, bravo. Fire Emblem Ecos Shadows of Valentia Pro. Combat system peculiare, sistema di classi semplificato al punto giusto, il gameplay a doppio protagonista è coerente con l'evolversi della trama, dungeon crawling ben riuscito, trama semplice ma con ottimo sviluppo dei personaggi. Contro: sistema di fatica non gestito in maniera ottimale e fase punta e clicca traballante. Ciao ragazzi, spero che questa recensione sia stata il più esaustiva possibile. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium, sia su Fire Emblem in generale che in particolare su questo capitolo se lo avete già giocato. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, poi riavvolgete il tempo e lo mettete di nuovo, e poi lo togliete. E vi ricordo che l'appuntamento è domani alle 20:45 per una nuova live di Pokémon Topaz, e poi giovedì avremo il laboratorio di Mr. Fuji. Ciao ragazzi!